comprende il pernottamento e la cena. E questo è disponibile venerdì, sabato e domenica. Va bene? A lei, arrivederci. Insomma, arrivano le telefonate. È un continuo. Il telefono squilla e tutti vogliono sapere come poter cenare in un ristorante. In questo weekend alle porte siamo a Montecatini, all'hotel Ercolini e Savi, che ha deciso, rispettando i DPCM di Conte, di rimodulare l'offerta delle camere, offrendo dei pacchetti che includano la cena, che all'interno degli hotel è consentita agli ospiti. L'offerta dell'hotel è questa, una mezza pensione che noi abbiamo ridefinito una mezza pensione gourmet, perché rispetto alla classica mezza pensione dell'albergo ha dei piatti molto più curati da degli chef di alto livello, per offrire appunto questo abbinamento, una bella camera, un bel servizio, un relax di una notte, ma prima una piacevole cena, dove magari si può anche bere un bicchiere in più, intanto la macchina non va presa. Entrati nell'hotel si dovrà fare il check-in, portare le valigie in camera e poi scendere per la sera. Prezzo a persona, 60 euro. 60 euro comprende sia la cena, sia la camera. La colazione è l'unica cosa che abbiamo scorporato per venire un pochino incontro e abbassare un pochino il prezzo medio a chi non interessa. A chi la vuol fare invece sono 10 euro. E il titolare ci porta anche all'interno delle stanze, sanificate e in stile Covid free. Tutte le suppellette e le inutili sono state rimosse, quindi che ne so, prima c'erano dei cuscini sul letto e un runner in fondo ai piedi del letto per renderlo più decorato, è stato tolto perché sennò andrebbe sanificato ogni volta. Però se ogni partenza dovevo sanificare questo, io la camera dovevo vendere a dei prezzi che era fuori da ogni... Vabbè, più sicurezza, no, in questo momento è quello, no? Non c'è dubbio. In sala, tavoli massimo da 4 persone e distanza tra i tavoli di oltre un metro. Abbiamo anche una prenotazione di una famiglia, due adulti, un bambino e un bambino piccolo. Perché no? Uscire una sera e andare anche a 10 km da casa può essere una mini vacanza. Non fate la pecora nera, nel senso è tutto lecito, no? È tutto più che lecito, assolutamente. Nessun cliente entrerà nelle sale dell'albergo al di fuori della hall senza aver fatto il check-in e aver prenotato prima il servizio. Tassativo, prenotazione, tassativo, come da legge, il check-in.